Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, Vomero Notte ritorna e riempie la collina con spettacoli di intrattenimento, musica dal vivo, shopping ed appuntamenti culturali ed artistici fino alle 3 del mattino. Rispetto allo scorso anno, una delle novità è il coinvolgimento dell'antico borgo di Antignano, riscoperto nel suo valore sia commerciale sia storico-artistico. È un Vomero magico, molto di più dell'anno scorso. Mi è arrivato un dato, io non so se è vero, ma dicono che siamo più di 700.000 persone. E ovviamente molto più esteso, molto più in sicurezza. Il Vomero si conferma ancora una volta, questa volta insieme all'Arenella, un vero palcoscenico della città. E quindi, come dire, è una rappresentazione che da dove si lavora veramente, si lavora seriamente, con lo spirito collaborativo dei cittadini, degli imprenditori, degli artisti, i risultati arrivano. Anche questa volta il Comune ha assicurato il servizio dei mezzi pubblici col metro e funicolari aperte fino alle 3, linee degli autobus potenziate e parcheggi aperti negli interscambi di Chiaiano e Ferullone. Sul palco di Piazza degli Artisti il via al flash mob per la Terra dei Fuochi ed inoltre allievi del conservatorio, jazz, cabaret, danza, tamborriate, DJ set e tanta altra musica, installazioni artistiche, mostre, mercato e spettacoli itineranti. Il modo migliore per vivere la città attraverso l'incontro della comunità sul suo stesso territorio. Una marea di persone, speriamo insomma che sia una serata e una nottata di serenità, di festa, di allegria. Napoli è una città straordinaria che va vissuta anche la notte. Diceva Arbore, lo stress di giorno ma la notte no, quindi speriamo che almeno qualche ora ci riposiamo, che insomma si sta un po' con gli amici, in famiglia, nel rispetto di tutti.